Avellino è convinto, i dirigenti dell'Avellino sono convinti di non aver commesso nessuna violazione. E posso garantire che i dirigenti dell'Avellino non sono intercettati, non compaiono le intercettazioni. Quindi noi ci prepariamo alla difesa e certamente io che mi preparo alla difesa, quando so che è matematico il deferimento, certamente non vado a preparare difese per fare in modo che la mia controparte istituzionale sappia le mie strategie, i miei elementi difensivi che non sono pochi e non sono futili, e io me li vado a giocare nel processo. Certo, con la responsabilità diretta e le sanzioni sono gravi, ma questo è scritto nel codice, non è che lo diciamo noi o lo dite voi o lo dice la Procura federale. Il codice prevede per la responsabilità diretta sanzioni molto serie. Io penso che realisticamente, penso che il processo di primo grado, invece che ad aprile, a marzo, che poi ci fu il rinvio per l'eccezione preliminare, oggi possa celebrarsi tra dicembre e gennaio, realisticamente, con un mese per il secondo grado, penso che potremmo arrivare a A febbraio. febbraio-marzo, insomma.